sta scappando Nibali, che è riuscito a prendere un 20 metri di vantaggio. Potrebbe essere importante scollinare, ma mancano ancora 3 km e 100 metri. Pantano e Alaphilippe, nonostante i loro scatti, mi paiono in croce, mi paiono in difficoltà. Un po' di acido lattico comincia a correre nei muscoli di questi corridori che sono in fuga da tanti chilometri. Discreta la pedalata di Nibali, non è certo Nibali di qualche anno fa quando dominò il Tour de France, ma insomma è all'attacco e sta dimostrando di avere la gamba per poter fare anche una buona campagna olimpica, visto che l'obiettivo di Vincenzo Nibali era preparare il Tour in proiezione della gara di Rio. Nel frattempo mancano 3 chilometri al Gran Premio della Montagna, alla sommità del Col di Juplan. Ce la può fare Vincenzo, Massimo? Era la notizia che mi aspettavo, Emanuele. Io penso che Nibali abbia tutte le possibilità di farcela, perché ormai non manca molto ad andare all'arrivo, e speriamo di portare a casa una vittoria di un italiano e proprio di Vincenzo Nibali, perché purtroppo stiamo anche assistendo un po' al crollo di Auro. Speriamo che si riprenda, ma il percorso, questa rampa, questa salita non gli darà sicuramente fiato per poter recuperare rispetto ai primi. C'è lo scatto di Izaguirre in Austi che mette in difficoltà la Filippe, che sta cedendo. Attenzione, perché Izaguirre in Austi è un corridore pericoloso, può mettere in difficoltà anche il nostro Vincenzo Nibali. Mancano 2 km e 300 metri alla conclusione. Massimo Ghirotto, Izaguirre in Austi è un buon corridore, lo ricordiamo vincitore anche di tappe al Giro d'Italia. È un ottimo corridore, un ottimo scalatore, però lo diceva Paolo Zavoli prima, Vincenzo Nibali è un campione, uno che ha vinto 2 Giri d'Italia, una Vuelta e un Tour de France, quindi sa anche gestire in determinate situazioni questi momenti particolari. E direi che uscire da un Tour de France con una vittoria potrebbe dare, diciamo, quella sicurezza che fino adesso non ha trovato lungo le sue fughe, lungo questo Tour de France. Però attenzione, perché questo qua, questo corridore della Movistar Izaguirre, insomma è un po' pericoloso, perché sta salendo con grande determinazione e ha nel mirino Vincenzo Nibali. Intanto Julien Alaphilippe sta cedendo, Nibali al comando, ma la sua pedalata purtroppo mi pare leggermente più pesante rispetto a qualche minuto fa. Sullo sfondo vengono inquadrati proprio Pantano, uno che non molla mai, altro che Pantano. Questo è un lago di acqua purissima, perché è veramente un corridore fortissimo il colombiano, che sta disputando un Giro di Francia spettacoloso, ha vinto un sacco di volte il Gran Premio della Combattività, si è messo alla ruota di Izaguirre in Austi. Adesso anche Izaguirre cerca di prendere fiato su questo tratto di salita. Mancano 1 km e 900 metri alla conclusione e Nibali sta lottando con la forza della disperazione. La sua pedalata però, Massimo, non mi pare rotondissima, sei d'accordo? Non è rotondissima, però Emanuele, questi sono momenti veramente difficili per l'atleta, sta cercando di raschiare il barile, tirare fuori tutte le forze, e attenzione, bisogna preservare e tenere qualche forza, perché la discesa è molto impegnativa e bisogna avere anche lucidità per riuscire a scendere bene. Questo Pantano mi fa molta paura, perché dovesse scollinare anche con 15-20 secondi di svantaggio sui primi, chi saranno lo vedremo, questo sa scendere molto forte e chissà, magari andrà anche a cercare il vita a questo Tour de France. Pantano scomposto ma tremendamente efficace, Nibali più composto, ma mi pare che la sua pedalata sia meno produttiva di qualche chilometro fa. Nibali con 10 secondi di vantaggio sul tandem composto dal colombiano Pantano e dal basco Izaguirre in Austi. È in difficoltà anche Alexis Vuillermoz, corridore francese della AG2R, la Mondiale, il gruppettino della Sky va su tranquillo, perché ha ridotto a 3 minuti e 10 il margine di ritardo nei confronti di Vincenzo Nibali, che purtroppo viene raggiunto proprio adesso dalla coppia Izaguirre in Austi e Gerlison Pantano, quindi sarà un terzetto, ma manca ancora 1 km e la speranza è che Nibali regga in questo chilometro per giocarsi poi le proprie carte in discesa. Ma quando sei pieno di acido lattico, quando sei, come dire, raggiunto, temi anche di essere staccato. Ancora Pantano dà il cambio a Izaguirre in Austi. I due corridori, Massimo, hanno fatto una tattica intelligente, si sono dati una mano anziché farsi battaglia, darsi la guerra come avevano fatto Pantano stesso e Alaphilippe, tant'è vero che Alaphilippe ha perso le ruote. Una tua valutazione, un tuo commento, Massimo Ghirotto? Sì, ricordiamo che Pantano e Alaphilippe avevano preso questa salita con 45 secondi di vantaggio rispetto agli seguitori dove trovavamo Nibali e trovavamo Izaguirre.
da Birre, quindi lo sforzo che ha fatto Nibali per agguantare i primi e quello che ha fatto Izaguirre sicuramente sono energie spese, ma attenzione, adesso li abbiamo visti, c'è stato ricongiungimento, in questo momento ne vediamo proprio tre. Nibali dovrà essere bravo a raccogliere le proprie energie, riuscire a capire i propri avversari a che punto stanno, ma se comunque Nibali è lì davanti che sta facendo l'alzatura, magari è un buon segnale, la salita sta per terminare ed è tutta dritta, la vedi proprio davanti fino al Gran Premio della Montagna. 700 metri alla conclusione di questa tremenda salita del Col di Juplan, quota 1691, ma amici ascoltatori vi posso assicurare è una salita tremenda, hors categorie, ma in definizione è stata più giusta. 600 metri alla conclusione, vai Vincenzo, cerca di non perdere le ruote di Pantano e di Izaguirre Inausti, due clienti scomodi, due clienti rognosi, mentre anche il gruppettino di Christopher Froome sta guadagnando terreno, ma è a 3 minuti e dai tre battistrada, che lo ricordo sono l'italiano Vincenzo Nibali, capitano dell'Astana, il colombiano Gerlison Pantano, il capitano della YAM, squadra svizzera che chiuderà i battenti al termine di questa stagione, e l'altro corridore della Movistar è il basco, lo spagnolo Izaguirre Inausti. Nel frattempo Froome si è accodato al gruppettino Port si è accodato al gruppettino del leader della classifica, mentre Fabio Aru è segnalato in grave difficoltà, direi a 3-4 minuti mi pare dal gruppo principale, e questa è una cattiva notizia, ma d'altra parte insomma non può sempre splendere il sole, visto che Aru è anche abbastanza giovane, il gruppo maglia gialla. Allora, in testa alla corsa c'è il terzetto di cui vi ho detto, poi alla Filippa a 43 secondi, Kreuziger a 57 secondi, a 2.31 il tandem composto da Inlur Zakarin e da Purito Rodriguez, il gruppo principale insegue a 3 minuti, temo che Aru sia a 4.50. Al comando passa adesso Pantano, gli dà il cambio Nibali, dietro Izaguirre Inausti, mancano poche decine di metri alla sommità del Col di Juplan, quota 1691. Sono strade in discesa, sono strade bagnate dalla pioggia, per poco Nibali non veniva coinvolto in una caduta da una discesa, da una curva mal disegnata dal colombiano Pantano, e fuggito intanto nel momento in cui Nibali cercava di rimanere in piedi il corridore basco Izaguirre Inausti ha un vantaggio di qualche decina di metri nei confronti di Nibali. Nibali che ha lasciato la scomoda compagnia di Pantano, che ha disegnato un paio di curve assolutamente pazzesche, e adesso è all'inseguimento del corridore basco Izaguirre Inausti. Discesa veramente molto molto pericolosa. Primo Izaguirre Inausti a 8 secondi Nibali, a 13 secondi Pantano. Massimo Ghirotto, lì veramente bisogna farsi il segno della croce e andare. Sì, assolutamente. Poi il momento era un po' delicato perché Pantano stava cercando di superare Nibali, ha preso troppa confidenza e ha un po' ostacolato Nibali. Nibali che si è un po' irrigidito e ha tirato i freni, ne ha approfittato Izaguirre che ha preso un vantaggio, e in queste situazioni non bisogna lasciare andare il corridore, perché quando si crea quel varco, quelli diciamo 100, 150, 200 metri, poi bisogna rischiare più del dovuto per rientrare, e vediamo una strada molto stretta e molto tortuosa, e insomma c'è da rischiare un po' di più del dovuto. Molto pericolosa, intanto è già salita a 15 secondi il margine di vantaggio di Izaguirre Inausti nei confronti di Vincenzo Nibali, a me a occhio sembrava un pochino di meno, ma mi sbaglierò perché le risultanze cronometriche sono state queste. Christopher Froome ha qualche difficoltà nell'abbordare una curva, il vantaggio dei battistrada nei confronti del gruppo principale di 2 primi e 50 secondi, sempre Henao Montoya, il colombiano, sta scortando il suo capitano Christopher Froome, non abbiamo più le immagini su cui fare la testa della corsa, al comando Izaguirre Inausti che adesso disegna una curva a sinistra, cerca di non frenare, mai frenare sul bagnato, rilancia l'azione in discesa, sta andando forte, si volta con Nibali che non riusciamo ancora a scorgere. Al comando Izaguirre Inausti, in seconda posizione dovrebbe esserci Vincenzo Nibali, al terzo posto Gerlison Pantano che in discesa è quello che va peggio, ma il margine di vantaggio di Izaguirre Inausti è più o meno di una quindicina di secondi, perché vedo almeno 2 o 3 curve di vantaggio da parte del corridore in maglia blu della Movistar rispetto a Nibali. Nibali che è sempre stato un grandissimo discesista, quindi Izaguirre Inausti, Massimo Ghirotto, sta prendendo dei rischi pazzeschi.
Sicuramente sta prendendo dei rischi perché lo stiamo vedendo, però sta guidando molto bene, fa delle traiettorie perfette e direi che Nibali ha proprio preso paura precedentemente in quel tornante. Poi lo ricordo, ieri è caduto, quindi non vuole rischiare più del dovuto e purtroppo sta, come dire, gli sta sfuggendo la tappa, perché credo che in questo momento, quando la moto riprende il corridore di testa dal di dietro, vuol dire che il vuoto, il varco che c'è tra il primo e il secondo è abbastanza in sicurezza, e quindi o Nibali prende di mano questa stazione o gli sta scappando la vittoria. Sì, 4 km alla conclusione per il corridore basco Izaguirre Insausti, corridore della formazione spagnola della Movistar, che è la squadra leader della classifica perché i suoi corridori indossano il dorsale giallo. E Nibali non ce la fa perché transita adesso sotto lo striscione dei 4 km, 300 metri di vantaggio Massimo, difficile che Nibali riagguanti questa tappa, un vero peccato, una vera disdetta Massimo. Sì, difficile, purtroppo dobbiamo commentarlo, credo che ormai la tappa sia andata, ma è sempre un ottimo secondo posto, Nibali si è battuto, ha cercato di andare a vincere questa tappa, magari se non ci fosse stata la pioggia, ma con i magari insomma avanti non si va. Sì, non facciamo della scaramanzia, non auguriamoci perché siamo sportivi di una caduta di Izaguirre Insausti, mai farlo. Intanto il vantaggio del corridore basco è salito a 26 secondi, sono tanti, sono troppi da recuperare in 3 km, se non accade un miracolo, e speriamo di no, se non accade una caduta del battistrada, la tappa per Nibali è andato, dovrà gustarsi il secondo posto, ma certamente gli sfugge di mano una vittoria che avrebbe anche meritato, perché Massimo ha corso all'attacco per tutta la giornata. Nibali, a te la parola. Assolutamente sì, se lo meritava, un colpo importante, un campione lo dovrebbe anche dare, però ci ha provato ed è tutto il tour che ci prova, e forse magari una piccola critica va fatta, perché a volte bisogna sapere un po' meglio selezionare le tappe e dire ok, battezzo queste due o tre tappe, ma lì mi gioco tutto. Un Nibali molto generoso, un grande disperdio di energie, però andiamo a casa un po' a mani vuote, ma insomma abbiamo fiducia, Rio de Janeiro è il nostro capitano, Aru sicuramente che dovrà mettersi al servizio di Vincenzo Nibali, insomma andiamo là con grande fiducia. Speriamo, perché a questo Tour de France chiudiamo con zero, un secondo posto in pratica per Nibali, che adesso mi pare addirittura terzo, anche Pantano dovrebbe aver raggiunto il nostro corridore, e Izaguirre Insausti al comando, mancano 1 km e 900 metri alla conclusione, rilancia l'azione il corridore basco, insomma dimostrazione di una classe cristallina, di un talento notevole, vincitore di tappe anche al Giro d'Italia, Izaguirre Insausti, il corridore basco della Movistar. Mi pare che Aru sia ormai franato attorno ai 4 minuti rispetto al gruppo principale, siamo ormai in prossimità dello striscione dell'ultimo chilometro che designerà come dire la possibile vittoria per Izaguirre Insausti, che molto prudentemente affronta le curve senza mai frenare, senza mai rischiare, è veloce, è brillante, ma non è uno scapicollo, e quindi in qualche modo sta gestendo al meglio la situazione di corsa. Un chilometro, striscione La Flamme Rouge, sotto lo striscione dell'ultimo chilometro passa Izaguirre Insausti, Giovanni in basco, questa lingua così complessa, così difficile, ma anche così bella e così nel ciclismo popolare, perché davvero sono tantissimi i corridori baschi e sono tantissimi i tifosi baschi con la loro bandiera, la famosa Iscurina. Sta diluviando qui sul traguardo di Morzin, dove mancano poche decine di metri, poche centinaia di metri all'apoteosi del numero 17, un numero che non porta di solito fortuna, ha portato fortuna a chi lo indossa, è il numero 17, John Izaguirre Insausti, che sta per andare a vincere questa bella tappa. Peccato per Nibali, 4 ore 6 minuti e 10 secondi, va a vincere direi a braccia alzate, ma no, spinge ancora sui pedali, ha paura, potrebbe anche rilassarsi perché ormai la vittoria non gliela leva più nessuno, mancano 150 metri alla conclusione, ha ancora la forza il corridore basco di spingere sui pedali, di alzarsi addirittura sulla sella per imprimere la maggiore potenza alla sua bicicletta che ondeggia, è veramente una fotografia stupenda quella di John Izaguirre Insausti, la bella vittoria sotto la pioggia, sotto l'acqua al termine di una tappa così difficile, finalmente alza le braccia al cielo e va a vincere sorridente, commosso,
batte le mani, braccia alzate, bravo Izaguirre in Austin, in seconda posizione Pantano, e a Nibali deve essere successo qualcosa perché ha perso del terreno. Pantano si classifica al secondo posto, mancano poche decine di metri al corridore colombiano che si fa il segno della croce, è il suo secondo posto consecutivo, ma è contento per il ecco arriva Nibali in terza posizione, Vincenzo Nibali che dunque non ha vinto, ma dobbiamo fare i complimenti perché è stato comunque bravo, bravissimo, ha perso in discesa quello che aveva guadagnato in salita. La vittoria dunque è andata al basco Izaguirre, al secondo posto si è classificato Pantano, al terzo posto Vincenzo Nibali e adesso in quarta posizione arriva Alaphilippe che in discesa ha recuperato. Dunque grande vittoria e direi Massimo siamo sportivi, tu lo sei perché sei stato un grande campione, hai vinto tappe al Giro, al Tour, alla Vuelta, al Tour de Suisse e insomma questa vittoria di Jon Izaguirre in Sausti è meritata. Ah beh sì, certamente, quando si becca la fuga giusta, si sta in fuga tutto il giorno, si cerca di ragionare, risparmiare, mangiare, ragionare per capire come andare a vincere, direi che Izaguirre oggi le ha fatte tutte bene, ci dispiace per il nostro Vincenzo, insomma lo abbiamo anche già detto stesse volte, e direi che gioia per questa Movistar che porta a casa la prima tappa del Tour, mentre il suo Quintana, corridore che doveva puntare... È il primo spagnolo a vincere, perché anche gli spagnoli non avevano mai vinto. Intanto il portoghese Alberto Rui Costa si classifica in quinta posizione precedendo Roman Kreuziger che con la crisi di Aru potrebbe arrivare anche intorno al quinto sesto posto in classifica, quindi annotiamo il quinto posto di Rui Costa e il sesto posto di Kreuziger. Kreuziger che ha corso bene aiutato da uno strepitoso Sagan, direi mi ripeto, Sagan è veramente l'uomo vero, nuovo del grande ciclismo, capace di vincere su quasi tutti i terreni, salita estrema esclusa, capace di portare a casa tre vittorie di tappa e l'ennesima maglia verde, ormai alla collezione di magliette. Massimo Ghirotto. Sì, ma guarda, noi tifosi quando accendevamo la televisione la domanda prima di accendere era: ma Sagan ci sarà o non ci sarà? Perché poi per il resto, ecco, per il resto diciamo la verità, deludente questo Tour, o meglio, non ci aspettavamo più spettacolo, ma Sagan veramente strepitoso. Non ci sono più parole per descrivere questo campione ancora giovane che poi si debutterà agli Olimpiadi con la mountain bike a Rio de Janeiro. Ecco, la dimostrazione dunque della sua ecletticità. Ecco che sta per arrivare Rodriguez, Purito Rodriguez che ha staccato Inrun Zakarin nella discesa, ma sappiamo che Zakarin ha paura dopo la terribile caduta al colle dell'agnello che per poco non lo manda in ospedale per qualche mese, con un ritardo di 3 minuti e 10 secondi si classifica direi attorno alla decima posizione il popolare Purito Rodriguez, capitano della formazione russa della Katyusha. Sono 3 minuti e 20 il margine di ritardo per Purito Rodriguez che scherza, come dire ho fatto una grande fatica, va bene così, va bene così. E sta arrivando anche il gruppettino di Christopher Froome, sempre più leader, sempre più padrone di questo Tour de France, direi con merito, ma è stato un Tour de France abbastanza deludente, sono mancati gli attacchi, in pratica ha vinto quasi in carrozza Massimo Ghirotto. Sì, ma direi che quello che adesso, vedendo questa immagine, che magari la descriviamo, ci sono 12 o 13 corridori che sono rimasti nel gruppetto, ebbene, ce ne sono 5 della Sky, quindi potete immaginare, amici che ci state ascoltando, che razza di squadra aveva la maglia gialla, insomma, quindi questi hanno fatto il bello e il cattivo tempo e nessuno aveva qualche watt in più per tentare, come dire, di metterlo in difficoltà, visto che si batte Emanuele tutti gli stessi. Non aveva una squadra, aveva un reggimento, una brigata, una compagnia, perché in effetti eccolo qua arrivare con un ritardo di 4:18, soddisfatto perché ha vinto il Tour de France, doveva restare in piedi, è rimasto in piedi, non è caduto come ieri, è il più forte, probabilmente non è un campionissimo dal punto di vista tecnico, corre male, scomposto, però di grande efficacia, poi ha messo i tasselli giusti nelle tappe a cronometro e direi che ha costruito in quella famosa discesa la sua vittoria a questo Tour de France. Questo è abbastanza incredibile, con tanta salita il campione britannico ha vinto in discesa e a cronometro. Posso aggiungermi proprio per dare la linea a Massimo per quello che riguarda Froome, a me l'immagine che rimane
italiane di questa edizione è il Froome che a piedi cerca in tutti i modi insomma di recuperare e poi prendere la bicicletta sbagliata, insomma un Froome umano in qualche modo. Ah, sì, certamente un Froome umano, ma molto lucido e intelligente, è sempre riuscito a capire i momenti difficili nelle cadute, perché poi le emozioni più grandi le abbiamo vissute lì, Paolo, quando abbiamo visto la maglia gialla al Corriere a Pisa, la caduta dell'altro giorno, quella discesa fatta in modo anomalo e pericolosa, non invitiamo i nostri giovani a farlo, però ci ha in qualche modo sorpreso, perché eravamo abituati a vedere Froome e davanti ai suoi compagni di squadra, qualcosa di nuovo perlomeno ci ha fatto è diventato vedere. Quasi simpatico, dico, quasi simpatico, sì. Emanuele. Allora, siamo quasi in coda, vi ricordo la tappa vinta dallo spagnolo, dal basco Jon Izaguirre in Saustia, 19 secondi Pantano al secondo posto, il colombiano per lui secondo posto e una vittoria, dunque piazzamenti di grande spessore per questo giovane talento della Colombia. Al terzo posto, staccato di 42 secondi, Vincenzo Nibali. Beh, un Nibali che in 12 chilometri di discesa perde 40 secondi, Massimo Del Grotto, non ce l'aspettavamo onestamente. No, beh, no, nemmeno io me lo aspettavo. Io invece pensavo che avesse quella grinta, quella voglia di andare a cazzo della tappa. Evidentemente, ripeto, adesso così a bocce ferme possiamo interpretare che non ha voluto rischiare più del dovuto. Bisogna essere lucidi per affrontare una tappa e quella curva sbagliata lo ha irrigidito, gli ha fatto prendere paura e ha detto a quel punto non voglio rischiare. Sono arrivato alla fine del Tour de France, chiudo questa parentesi e ne riapro un'altra per arrivare a Rio. Non abbiamo notizie di Aru, ormai sono passati 6 minuti da quando è arrivato Izaguirre in Sausti, Pantano 19 secondi, Nibali a 42 secondi, la gioia di Izaguirre che viene complimentato dai suoi compagni di squadra, Valverde, Quintana. Ecco, Quintana a me francamente ha deluso, per carità, ha fatto quello che ha potuto, forse non era in forma, ma è stato, come dire, un giro pipì, nel senso, un tour pipì, nel senso che poco produttivo. In pratica Froome non è mai stato attaccato, qualche scrollata da parte di Aru e poco altro. Quando Richie Porte ha provato ad attaccare il corridore inglese, insomma, ha rischiato poi di pagare pegno. Il miglior risultato, mi fa notare Paolo Ranaldi, per il nostro ciclismo è il terzo posto di Fabio Aru nel cronometro e il terzo posto di questo pomeriggio di Vincenzo Nibali. Usciamo, non dico con le ossa rotte, ma non è che usciamo trionfatori, non siamo riusciti a portare a casa una tappa e quindi confermiamo la vittoria di Izaguirre in Sausti a 19 secondi Pantano, a 42 Nibali, a 49 Alaphilippe, poi Alberto Rui Costa a 1.43, Kreuziger a 1.44, Bardet a 4.12 e a occhio e croce Bardet dovrebbe confermare il secondo posto alle spalle di Christopher Froome.